Buonasera a tutti. Cercherò di dare delle informazioni brevemente per far capire un po' quali sono le idee che possono ispirare il nostro lavoro nella costruzione di un prodotto turistico a Taranto. Bene, innanzitutto bisogna distinguere fra dei concetti fondamentali, delle nozioni, quali la nozione di risorsa turistica, la nozione di prodotto turistico e poi la nozione di offerta turistica. Cominciamo dalla risorsa turistica. Bene, la risorsa turistica, questa è la prima cosa da dire, non è un prodotto turistico, a differenza di quello che si potrebbe pensare che generalmente si dice. La risorsa turistica, può essere antropica, tutte le risorse lasciate dall'attività dell'uomo, come ad esempio le chiese, i musei, tutte le strutture architettoniche, i resti archeologici, eccetera. E poi ci sono le risorse naturali, che nel caso di una città come Taranto, è il mare, innanzitutto, e tutti i prodotti che vengono dal mare. Bene, le risorse non sono un prodotto turistico. Questo è un equivoco che sempre, si commette. Le risorse non sono un prodotto turistico, ma, come dice la parola stessa, un termine che deriva dalle scienze aziendali, affinché la risorsa non è altro che la materia prima, che per diventare prodotto deve essere trasformata, ha bisogno di essere coinvolta all'interno di un processo di trasformazione. Quindi bisogna compiere una determinata attività umana affinché la risorsa turistica diventi prodotto turistico. Questa è la prima cosa da fare in una città come Taranto, far diventare le tante risorse che Taranto possiede prodotti turistici. Come fare? Innanzitutto bisogna fare in modo che la risorsa diventi usufruibile e che la gente provi piacere, quindi veda del valore nell'utilizzare la risorsa. E quindi si creano un'esperienza, una certa attività esperienziale intorno alla risorsa stessa. Non basta. Una volta che si fa questo, si hanno tanti prodotti singoli, quindi separati l'uno dall'altro, affinché però si crei una destinazione turistica. Il prodotto deve essere unico, quindi deve essere riunito all'interno di un a, a, sotto un solo cappello, e quindi quello che si fa è di unire in una rete tutti questi singoli prodotti turistici, questi prodotti esperienziali. Quindi si crea il prodotto turistico. In questo modo abbiamo non più le risorse turistiche, ma si può parlare finalmente di prodotto turistico. Non basta, perché il prodotto deve arrivare sul mercato. Anche qui c'è una terminologia che deriva dalle scienze aziendali, e quindi affinché il prodotto venga portato sul mercato deve diventare offerta, quindi deve essere commercializzato, e quindi c'è un'attività, un altro tipo di attività umana, che in questo caso è un'attività comunicativa, un'attività di comunicazione. Questo è quindi, ecco, vi faccio capire che ci sono delle attività necessarie che di solito non vengono fatte, perché noi in Italia siamo sempre, questo è un problema non solo di Taranto, ma un problema italiano, partiamo sempre col fatto che siamo, questo è il cosiddetto paradosso della ricchezza di risorse, siamo così ricchi di risorse da pensare da scambiare la risorsa come prodotto, e quindi pensare che non abbiamo più bisogno di far nulla affinché appunto si possa godere di un prodotto turistico. Questo non è vero, e infatti l'Italia non è più la destinazione che era la prima destinazione, una fra le prime destinazioni al mondo.